Assolutamente sì, guarda, allora. Permesso! Prego, prego. Qui la mattina noi prendiamo il peso, scriviamo, lasciamo tutti i dati per lo staff e poi da qui facciamo diversi test per vedere la mobilità, se qualcuno è un po' più acciaccato e un po' di un monitor in generale del corpo, del fisico, se come hai ripreso dalla partita. Quindi iniziamo tutte le mattine, venite qui, scrivete il vostro peso e facciamo un monitoring, facciamo dei test dove valutiamo un po', ecco, le condizioni fisiche. Vuoi scrivere il tuo peso? Anche tu, no? Abbiamo il capitano, guarda che onore. Ciao, non è di Roma lui, è latina. Tutto bene. Ciao. Signori, buon pomeriggio. È la nostra fisio. E di qua inizia la roba più bella. Ragazzi, vogliono un po', vogliono dei trattamenti, hanno dei problemi, possiamo? potete pensare Lorenzo lì. No, Valerio, Lorenzo, Mauro e Jack. E loro sono loro hanno le mani fatate, quelli che ci mettono a posto. Chi è quello più cattivo a massaggi? Ma un po' tutti. Non lo auguro a nessuno, ecco. No, però dai. Ecco, qua potete dire veramente, domandare a loro chi ha il miglior telaio dentro la squadra. Ma si vede, perché proprio il miglior telaio da massaggiare? Lui ha fatto la domanda già sapendo. È già la risposta. Sì, incredibile. No, li addestro bene, capito? Ok, togliamo il disturbo. Ciao ragazzi. Ciao Tiz. Ciao. La maglietta del caffè è che tra una terapia e un'altra o nel tempo libero chi vuole si fa il proprio caffè. Qua abbiamo il nostro check medico, il lunedì la maggior parte delle volte, perché dopo le partite c'è il medico dove ci fa uno scan, chi te ha preso degli acciacchi e tutto. A tutti o solo no, a chi lo richiede? Ah no, chi a chi ha bisogno, a chi ha bisogno. Esatto. Di qua invece andiamo verso i campi. Sì, abbiamo una sala riunioni ogni giorno praticamente, la vediamo più di una volta perché iniziamo con riunioni di reparto, riunioni quindi di mischia, di tre quarti, riunioni collettive di squadra, riunioni di difesa, riunioni sull'attacco e qua diciamo... Per far capire ai ragazzi che ci seguono, per esempio, oggi che riunione avete fatto? Come funziona un po' la preparazione? Oggi abbiamo visto un po' di lunedì, si fa di solito la review della partita e da martedì si incomincia già a studiare gli avversari, i prossimi avversari, e il giovedì è più sull'intensità, difesa, cose del genere, poi domani la rifinitura e poi basta, sabato, domenica partita. E domani c'è video e riunione anche? Domani è solo capitale? Domani è rifinitura, quindi team run e si va tutto allo stadio. Perfetto. Quindi è una cosa molto blanda. Questa qua è la nostra sala riunioni. Voi ho fatto una. Tutta la squadra e poi se si fanno più nei parto o nei parto ovviamente in orari differenti, perché anche la palestra la facciamo tutti insieme, fanno la mischia tutti insieme, i tre quarti tutti insieme, poi sono i titoli della società, queste cose sono le ambizioni, abbiamo diciamo i caps dei giocatori sopra i 100 caps, sì. Questo qua è il nostro simbolo che rispecchia i nostri valori. Esatto, abbiamo passione, rispetto, piacere e connessione. Sembra carino che alla fine è tutto aperto con i bambini. Sì, diciamo che questo è un parco aperto al pubblico, quindi c'è gente che viene a fare jogging, è un po' un parco
dello sport, diciamo, no? C'è la signora di Treviso che viene qua a vedere e fa va basso, tiro su. No, cioè, no. C'è quella signora Maria che non però no, però abbiamo tanti tifosi a volte. Sì, 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 vengono sempre, un il gruppo vecchietto. Storico, esatto. Che indicano mani tipo, mani dietro. Sì, sentono lì e te no, guardano. No, lui no, lui sì, no, sì, no sì, non ce la fa. E la cosa bella è che ti dicono... campi da rugby. 5 campi da rugby. E... allora diciamo adesso sul... al momento stiamo utilizzando molto questo artificiale. Ok. E... so cioè... di solito il nostro campo C è quello lì che è quello diciamo quello solo per la prima squadra. Usate l'artificiale anche in base al campo in cui andate a giocare? Sì esatto, specialmente se abbiamo giochiamo in trasferta abbiamo un campo artificiale. Sempre sul campo artificiale. Adesso, siccome stanno riseminando il campo C, ci troviamo ad allenare qua sopra, ma sì. Diciamo che. Sì, diciamo in inverno specialmente questa è quella, l'autopsione è quella più utilizzata adesso. Allora, la mossa olio cuore è vietata da società oppure una fase? C'è una cosa qua per entrare in campo. Ma non la posso far mai io perché sono sempre bloccati, andiamo a capo e siamo appesi, quindi. Però adesso vogliamo Marco che ce la fa vedere. No, 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 io ho già la mano. A una certa età, non posso. Poi vedi i tre quarti tutti che si inchinano e passano in mezzo, no? Noi piuttosto che fare sta roba qua andiamo a cercare l'entrata, ma è più comoda. Ma, non, no. Il minimo sforzo bisogna fare. Ma Tiziano, invece tu quest'anno alleni anche la femminile, eh? Sì, anche la femminile. Dove vi allenate con le ragazze? Di solito è il campo laggiù e il campo D, ma se troviamo, diciamo, libero anche questo, preferiamo far qua perché, specialmente con le ragazze, riusciamo più a curare la parte fisica e anche diciamo la parte di skills con le ragazze che è un po' più fluido rispetto a un campo in terra normale. E in inverno sono molto pesanti e quindi sì. E curiosità, più lento. Sei coinvolto anche con la franchigia delle ragazze, no, delle Red Panther? No, no, perché diciamo già con le Red Panther comunque è un bel incarico e meno male noi qua finiamo ecco verso le 3:30 e poi le ragazze iniziano 4 volte a settimana. Iniziano dalle 7:30 e finisci alle 9:30 tra palestra, campo, reparto, riunioni e cose del genere. Questi sono i nostri spogliatoi. Otto! Hanno appena pulito, speriamo che non si incazzi. Questo è il nostro, uno dei nostri spogliatoi. Qua ci sono la maggior parte dei giovani. Quindi vedete anche... Sì, ma cioè non è che decidiamo noi, nel senso molto liberamente, nel senso non è che abbiamo delle... Siamo spogliatori veterani, che se... non abbiamo delle regole, esatto. Quindi no, molto... Quell'appendino è mio, non usare... Sì, no, esatto, ecco, gli appendini sì, assolutamente. Ok. adesso guardo. Abbiamo 3 spogliatori, così abbiamo anche l'uno. Questi sono i gazebbi da un materiale, perché ovviamente ci davano la roba. Sì. E... prendiamo la mattina e ritiriamo da qua perché è già tutta lavata. Ok. Quindi evitiamo di portarla a casa e lavarla a casa. Questo è la... il nostro garage. Dove mi sacconi sta roba di su questo di lavarle a casa avevo sentito un podcast. Queste sono le nostre acque calde. Fate il vino. Ah, va, facciamo vedere, facciamo vedere. Fate il vino bianco e nero. Fate la riempiono di ghiaccio. Fate il vino. Fate per un massaggio d'inverno con... No, fai vai sotto l'acqua, così cerchi di stare intorno. Quanto stai sotto il ghiaccio? Ma io faccio 2 minuti del più soffro. E chi è che riesce a stare di più? Chi è che riesce a stare di più? I isolani sono i migliori, veramente. Sì, Si buttano tutto completamente sotto. Anche no. Anche no. Questo diciamo è il nostro. C'è un po' di puzza perché ci stanno un po' di scale. Ah, quindi vi lasciate qui anche le attrezzature o se sì, esatto. Al suo posto. Esatto. Cosa, avete un magazziniere o più persone che si occupano? No, una signora che è la signora della lavanderia che gestisce un po' di tutto.
dove spendiamo praticamente tra il campo e qua è 50 e 50. Qua diciamo che dalla mattina alle 8 fino alle 10 e mezza più o meno stiamo qui dentro. Ok. Tra simulazione, poi abbiamo l'opportunità di usare la palestra a fianco per camminare, le giocate, eccetera. Sì. Poi veniamo qua nel sintetico, facciamo mischi e touche, eventualmente anche tecniche individuali su placcaggi, eccetera. Qua dentro riuscite comunque. Sì, 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 sì. Qua tendenzialmente stiamo più o meno una 50-60 giocatori, tra avanti e tre quarti, che magari chi fa palestra, chi fa rugby, riusciamo a stare in contemporanea. Questo di posto leggermente caldo in estate. È un forno d'estate, una cella frigorifera d'inverno, è classico. È studiato apposta dalla società. Ah, beh, c'è la condizione. Fa parte, esatto. No, a domanda leggera, chi alza di più in squat? No. Il dottore. Penso proprio là, il capitano. No. Ma tra loro due o di tutta la squadra? Tra loro tre. No. Tra loro tre. Ah, tra loro tre. Tra loro... il capitano vado un esperto. Per no, sì, dipende, sì. Gioca facile? Sì, io sì, Shua. Qua in realtà è prima squadra, è pure giovanile. Qua è tutta Benetton Rugby. Tutta Benetton Rugby. Tutta Benetton Rugby, okay. Sì, sì, sì. Infatti pomeriggio è sempre... è anche l'accademia. Okay. Il CDFP della federazione usa questa palestra. Okay, da, da che età iniziano i ragazzi delle giovanili? Under 14 già fanno sì. Qualcosa. Se stanno okay. Mai non sorvegliati con una spina della birra? allora, svegliamo questa cosa. Questa è finta. Ah, è acqua. Sì. Sembra, ma è acqua. Ah. No, ma se giri dall'altro lato invece? Ma questa non si tocca. No, questa la stavo a dire. Ah, stanno i prodotti. Enervit, sponsor di questa puntata. Sì, sì. Grande Enervit. No, dall'under 14 fanno, mi sa, una volta a settimana. Ok. E under 14, under 16, under 18 fanno under 16, under 18 fanno due volte a settimana. E l'under 18 forse tre, adesso non vorrei dirti una cavolata. E la femminile noi facciamo due volte a settimana. E basta, però sì, diciamo che dalle 3 di pomeriggio che inizia il centro di formazione fino alla sera alle 8 è sempre occupato. Sì. E per voi c'è nei giorni off, potete venire qua in ogni caso a fare... Sì, sempre sì, sì, sì. Per noi è... diciamo che noi abbiamo il privilegio un po' su tutto, ma tendenzialmente anche nei giorni off qua veniamo solo la mattina. Okay. Il pomeriggio tendenzialmente stiamo a casa o per recuperare o magari chi studia, chi magari sta con la famiglia, chi certo. Fa... altro, ma di solito la palestra noi la usiamo la mattina. Fagli un'altra domanda adesso. C'è spogliere. In squadra il matto che arriva alle 5 di mattina e si mette a pompare? Alle 5 di mattina non penso, forse l'unico è alle Zanni. Viene viene Zanni da solo? Sì, ma io no, me lo vedo. Esco a parte casa. Sì, sì. No, alcuni penso che abbiano, come me stesso, abbiamo la palestra a casa, io ho la palestra in garage, quindi... magari quando ho tempo, prima di avere due figli, magari andavo giù più spesso e sì, magari si fa la roba a casa, eccetera. Adesso extra. Porti i figli su e giù per le scale. Adesso i figli che mi portano in giro come a spasso così, però sì, sì, no. Sì, no, non abbiamo ancora raggiunto quei livelli. Playlist della palestra, tre no. Canzoni. No, Zilocchi. No, Zilocchi è DJ degli avanti. Zilocchi? Anche se non è il più amato di tutti, ma è monotematico, sì, perché... ma... Sì. All'automatica diciamo... Tum, 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 tum. Di essere un rave party, ma però... Allora scatta la domanda, carica, la bella carica. Ma meglio la playlist di Zilocchi in Benetton o quella di Ceccarelli in Nazionale? La gara dura, gara dura. Pecco è... Poi il quarto sono Zecchino d'Oro. Ma soprattutto perché sempre piloni? Questo non lo so. Nessuno ha il coraggio di andargli a dire ma. Questo non lo so. Cattolini come lo vedi? No, Marco, tutti veramente è una bella risorsa per il rugby italiano. Sono nuovi, hanno cambiato ovviamente c'è tanto lavoro, ma la cosa più bella è che sono sempre ragazzi disposti al sacrificio, al lavoro duro. Molto, molto, diciamo, portati al lavoro. Sì, esatto, esatto. Vedi a terra, testa bassa e lavorare, quella è la cosa più bella da vedere. Immagino. Sì, sì, sono molto educati, portano rispetto non solo ai giocatori, ma anche... nel luogo in cui sta. Ma comunque immagino che per un ragazzo di 18 anni, 5 anni che viene qua in girata la palestra che ha come età nazionale sì, c'è comunque un effetto importante, no? Sì, assolutamente.
Quindi diciamo così, abbiamo un bel reparto dei giovani dove sono tutti molto predisposti al sacrificio. Ma i ragazzi del Mogliano, forse quello che gli hai chiesto te, ma stavo un attimo parlando. No, ho chiesto di Gallorini appunto perché sono anche a Riccioni, quindi volevo un po'. Mi chiedevo se i ragazzi del Mogliano, che sono però allacciati con Veneto come appunto Gallorini, sì, allenano qui comunque più spesso o c'è un rapporto più di sorveglianza, ma loro sono indipendenti? No, diciamo che hanno fatto tutta la prestagione con noi, e fino a lunedì e martedì molto spesso sono con noi, poi ecco, diciamo, ovviamente vengono gestiti i carichi dai preparatori, però poi dopo il pomeriggio si allenano con Mogliano e tutto. Hai mai giocato un topolino qui voi? Io no, mai. Mai giocato un topolino? No, perché io ho iniziato a 16 anni a giocare. A 16 anni, ok. Sì. E ala o mediano di mischio? Centro, centro? Sì. Ok. E tu, il tuo primo ruolo? Il mio è stato apertura. Tu è grande. 100 kg fa. No. Sì, poi era... giocavi un po' dappertutto, poi no? Poi è successo? Cioè, centro, man mano che crescevo metto peso. Ho iniziato 8, flanker, seconda e mo pilone. Ma quindi una cosa che fa impazzire Danilo sono i calci degli avanti. Non dire così che Bortolami già mi ha detto Tasi. No. Ce ne fai uno. Infatti volevo sfidarti. Andiamo proprio indietro subito. No. Fai passare. Ah. Vai. Quindi arrivare al secondo girone, che è quello insomma, sul quale noi dobbiamo lavorare, puntare, con insomma, striscia positiva. Ragazze? Cioè, Red Panther e Francesca? Sono due cose completamente diverse. Sì, ma c'è il piano, a un certo punto puoi unificare la cosa o al momento sono due realtà? Allora, non saprei risponderti, nel senso che è un qualcosa che poi viene dalla federazione, quindi non saprei dirti come vogliano strutturarlo, come vogliono gestirlo. So che l'obiettivo è soprattutto quello di World Rugby, di creare sempre più partite di quell'altro livello per dare maggiori minuti possibili alle ragazze di interesse nazionale, per far sì che insomma siano pronte a giocare a livello internazionale, che è quello insomma che un po' penso nelle tier 2, tier 1 cominci a mancare, se non Nuova Zelanda, Inghilterra, la Francia, insomma che hanno hanno dei campionati che sono di livello, penso che questo sia l'obiettivo, non so dirti in quanti anni, quando, come. Però sì, penso che sia questa l'idea, soprattutto di World Rugby. Tanto si traccia la strada. Bravo, sì. esatto. Sì. Anche quest'anno appunto queste due partite delle franchigie sono state create appunto per dare un là, insomma dire sì. Abbiamo iniziato, poi piano piano verrà strutturato sempre meglio, con sai poi a livello economico non è così facile, non è facile per i maschi, immaginati per le donne.